Pars o Persis si chiamò la regione che all'ovest dell'altopiano dell'Irania ebbe origine 2500 anni fa e divenne punto centrale dell'impero. Se oggi si parla della Persia, si intende il territorio dello stato dell'Iran, è più grande dell'antica Persis e solo una piccola parte dell'antico impero persiano. Era il VI secolo a.C. quando i persiani iniziarono la costruzione di un grande impero che superava tutti i regni allora esistenti in misura e potere. Era il primo stato multinazionale, il primo vero impero che precede la storia europea d'Occidente. Durò per due secoli, nei suoi vasti territori regnavano pace, giustizia e benessere. Era così grande che i messaggeri dovevano coprire 2000 chilometri per arrivare al centro del potere, a Persepolis. L'impero declinò. L'idea però da cui era nato diede origine a nuovi ancora più grandi imperi, il regno di Alessandro Magno, con cui iniziò l'epoca ellenistica, l'immenso impero romano, poi Bisanzio con la sua cultura mista greco, romana e cristiana. Sempre più lontano nel centro del paese d'origine, la Persia, si è cercato di mettere in atto l'idea dell'impero fino all'impero di Carlo Magno e al Sacro Romano Impero. L'altopiano iraniano è una regione piena di contraddizioni, con differenze di altitudini considerevoli fino a 5.000 metri. La maggior parte dell'altopiano è roccioso e secco, oggi come allora, quando gli ancora sconosciuti persiani, un popolo ariano di cavalieri nomadi, abbandonarono la loro residenza originaria nella steppa, nell'ambito della grande migrazione indo-europea, per insediarsi all'ovest del paese. Su nelle valli della montagna crescono piante delle zone climatiche miti. In basso però, lungo la costa, nella palude della pianura mesopotamica, cresce una vegetazione subtropicale. Poi estese regioni desertiche, con una terra troppo arida e sassosa per essere coltivata. Qui vivono i nomadi che dai tempi antichi attraversano la steppa, discendenti di quelli che una volta, prima e dopo i persiani, vennero qui ma non vi presero mai fissa dimora. Vecchio è anche il conflitto tra contadini e allevatori di bestiame nomadi, il contrasto tra campo agricolo e la steppa. Due grandissimi deserti di sale si trovano in mezzo all'altopiano iraniano, oggi come allora quasi impenetrabili. Un'antica via per le carovane corre lungo il confine al nord. Veniva dalla Cina e dall'India, attraverso Samarcanda e Bukhara. Passava vicino alle città di Teheran di oggi, per portare alla Mesopotamia. Strada per le carovane, via per il commercio e anche la via usata dagli invasori. Anche i persiani trovarono qui la loro via per arrivare all'altopiano iraniano, tra il 1000 e l'800 a.C. Questo selvaggio popolo di cavalieri della steppa venne catturato dal fascino di una cultura antichissima. Nel mondo molti cambiamenti sono spesso già contenuti nel seme, finché non si svegliano a nuova vita e aprono nuove epoche. Sumeri, Akkad, Elam, Assur e Babilonia erano gli antichi regni nel bacino dei due fiumi mesopotamici e nelle fertili pianure dei fiumi Eufrate e Tigri. Al nord, in Asia Minore, dominavano gli Ittiti, gli Uratei, i Frigi e infine i Lidi. L'equilibrio precario tra le varie forze veniva messo in pericolo ogni volta con l'arrivo di nuove tribù di invasori. Comunque, soltanto con l'arrivo dei Medi e dei Persiani iniziò uno sviluppo che cambiò profondamente il mondo. Dei tempi precedenti all'invasione persiana si sono mantenute alcune importanti testimonianze che possono essere considerate premesse culturali e politiche dell'impero che seguì. Una di queste testimonianze è il luogo sacro di Dur-un-Tash, oggi chiamato Tushoga Zambil, che venne costruito nel 1250 a.C. dagli Elamiti, i quali, già 2000 anni prima, avevano fondato qui nella pianura mesopotamica il loro regno.
Il centro di questo distretto sacro di Tshoga Zambil era una torre a larghi gradoni, ancora oggi molto ben conservata. Torri simili sono conosciute per la vicinanza di Elam. Dalla ricostruzione del tempio a 5 piani si nota la parentela con le torri dei templi babilonesi. Sulla piattaforma superiore si trovava il tempio vero e proprio, 52 metri al di sopra della pianura bruciata e cotta dal sole. Re Untash Napirisca di Elam racconta in una iscrizione sulla costruzione: dopo che ebbi procurato il materiale, costruii la città di Untash in questo sacro luogo. La circondai con mura interne ed esterne. Un tempio altissimo feci erigere come nessun re aveva mai fatto e lo dedicai agli dei Umban e Inshushinak, i protettori del sacro distretto. L'antica cultura mesopotamica ebbe una notevole influenza sui persiani da quando erano venuti in contatto con i vicini elamiti. Anche l'architettura e l'arte del bronzo erano arrivate qui. L'amministrazione era fondata sul diritto codificato ed esercitata da funzionari. Perfino il vestiario in uso veniva copiato dai persiani e dal loro re. Il taglio si è mantenuto fino ad oggi nelle lunghe vesti dei sacerdoti. Un monumento del primo periodo dei persiani è il castello terrazza di Sialk. In questo luogo, già abitato da millenni, venne eretta 1000 anni a.C., 250 km da Teheran di oggi, il territorio che divenne il centro dell'impero persiano. Probabilmente sono stati i Medi, parenti stretti dei persiani, a far erigere torri simili. Quella del palazzo, costruita con blocchetti di argilla, recinta e fortificata con torrette, serviva sia per la sicurezza che per dimostrare il potere sul paese ed i suoi abitanti. In queste montagne di argilla, lavate dalla pioggia di millenni, si documenta la storia dell'arrivo di una nuova stirpe, la quale, prima in piccoli nuclei, più o meno divisi, poi sotto una guida unitaria, sviluppò una notevole potenza. La torre del palazzo di Sialk non ebbe vita lunga. Già nell'VIII o IX secolo a.C. si concluse il movimento di colonizzazione. La nascente consolidazione del regno dei Medi, precursori dei persiani, ha forse trovato impulso da qui. Ecbatana si chiamò la capitale e la montagna su cui si ergeva nei millenni che seguirono venne coperta da costruzioni. Oggi si trova in mezzo alla città di Hamadan. Da qui iniziò l'unificazione delle varie tribù. Qui si sviluppò un centro di potere, la cui forza venne sentita anche dagli invincibili assiri. Alleandosi con Babilonia, i Medi distrussero l'antico regno di Assiria. Con l'ascesa dei Medi in Medio Oriente, si gettarono le fondamenta per la costruzione dell'impero persiano. Zarathustra sono io. In me è rabbia contro il male, desidero il bene. Non esistono immagini del grande fondatore della religione che i greci chiamarono Zoroastro, il cui insegnamento diede all'impero persiano importanti impulsi. Non si sa nemmeno con precisione quando sia vissuto, probabilmente nel VII o nel VI secolo a.C., poco prima dell'ascesa dei persiani a grande potenza. Ci pieghiamo, oh Dio, bramando te come un fuoco ardente che ci libera dalle impurità e che porta esultante verso il cielo ciò che è di meglio in noi. Era lui, Zarathustra, il fuoco, e quello che lui voleva bruciare era il falso mito degli dei come Mitra e Anahita, demoni e idoli. Al loro posto mise il dio Mazda,
il quale esigeva di fare il bene, di combattere il male, perché sono queste le due forze contrapposte contro cui il mondo deve lottare, forze creative contro quelle distruttive. Un giorno questo spirito puro sarà la fiamma che divampa e scinderà il bene dal male, brucerà gli uni ed esalterà gioiosamente gli altri. Così diceva Zarathustra. Aura Mazda è l'unico, il Dio supremo. Non esistono altri dei accanto a lui, soltanto quelli sottomessi e demoniaci chiamati Daivas. Sono i diavoli della mitologia cristiana. Zarathustra viveva e insegnava nel nord-est dell'Iran, laddove le tribù vivevano ancora in parte nomadi. Ancora oggi, come ai tempi di Zarathustra, i nomadi percorrono il paese e hanno le proprie leggi. In un vecchio testo si legge: l'abitante delle tende battute dal vento e pioggia non conosce le preghiere. Bellicoso oltre ogni misura, si volge contro i paesi, non sa piegare il ginocchio, mangia carne cruda e in tutta la sua vita non possiede mai una casa. Il paese in cui viveva Zarathustra era sempre minacciato dai nomadi. In loro lui vedeva il mondo contrario ai suoi insegnamenti, l'attacco all'ordine divino. Erano i nomadi, i quali portavano il toro sacro al sacrificio. Per Zarathustra, invece, il toro era l'immagine della pace, simbolo del bene, definito sacro insieme a colui che se ne prende cura. Poi il pascolo, la mucca e il latte divennero immagini tradizionali, poesia religiosa. Zarathustra si rivolge ai regnanti con il suo insegnamento del bene. Laddove alla verità si unisce l'umiltà, laddove il buon senso guida la mano del regnante, la buona sorte sarà con quel saggio regnante. Non sembra a volte dai suoi versi trasparire il rivoluzionario sociale? Venite a me, voi che siete i migliori, e state con me. Allora si piegherà quello che sta in alto, si rialzerà quello che sta in basso. L'uomo, e solo lui per se stesso, deve decidere se vuole il bene o il male. Questa sua responsabilità di fronte a Dio è l'essenza dell'insegnamento di Zarathustra. Sta a pari livello accanto alle grandi religioni monoteistiche che sono nate prima o dopo. La libertà di decisione permette all'uomo di porre domande anche a Dio sul senso e connessione delle cose del mondo. Chiedo a te, mio Dio, dammi tu la risposta e la comprensione. Come mai il sole è là e ci sono le stelle di notte? Come mai la terra sembra stare così sorprendentemente sicura? E sopra le nuvole, alte, tenute da chi? Come si genera la luce e il buio? È lo stesso periodo in cui i filosofi ionici della natura cercarono di capire e di spiegare il cosmo attraverso la contemplazione, la logica e la ragione. Soltanto dopo la morte di Zarathustra, il suo insegnamento ebbe una stagione alquanto breve di fioritura sotto i grandi re persiani. Essi si riconoscevano gli eletti, servi del dio Aura Mazda, il cui compito era di esaudire le richieste della nuova religione, che comunque venne presto travisata, per cui vari altri dei e dee sedettero di nuovo accanto ad Aura Mazda e il dio unico entrò di nuovo nel vasto firmamento degli antichi dei. Molto più tardi, nei primi secoli dopo Cristo, l'interesse per l'insegnamento di Zarathustra si risvegliò a nuova splendida vita. Da quei tempi, forse, si sono mantenute le poche comunità che ancora oggi in Iran si riconoscono nello zoroastrismo. Nella città di Yazd, al confine del grande deserto di Sale, si trova il suo centro, il Zartoski. I fedeli recitano e cantano le preghiere di Zarathustra e li unisce lo stesso credo che era valido nei giorni dei grandi imperatori della Persia. Io disdegno di essere un adoratore di Dev. Io riconosco un solo Signore, lodando gli eterni santi. Il saggio Signore che ha creato la mucca, che ha creato le leggi e le stelle nel cielo, con cui si uniscono le gioie della beatitudine, a lui prometto tutto. È suo il regno, la potenza e la gloria.
lui il primo creatore dei sacri animali, a lui prometto un'opera ben fatta. Giuro di non rubare il bestiame, di non devastare i paesi dei cultori di Mazda. Agli abitanti concedo libero movimento, come al bestiame insieme a cui camminano su questa terra. Rinuncio al patto con Daivas, con prestigiatori e con tutto il male nei pensieri, parole ed opere. Inequivocabilmente questi versi ricordano i 10 comandamenti di Mosè, il Padre Nostro dei cristiani. Era un paese poco fertile quello dei persiani e il suo primo re, Ciro, quando gli consigliarono di spostare la capitale in regioni dal clima più mite, rispose: «Una terra morbida genera figli morbidi». Nelle sue spedizioni militari portava con sé l'acqua chiara e limpida del torrente di montagna Coapses in contenitori di argento puro. Questo Ciro, della stirpe degli Achemenidi, nacque pressappoco verso il 575 a.C., salì al trono all'età di 16 anni e venne sepolto, non ancora cinquantenne, in questo sepolcro. In nemmeno 30 anni, egli riuscì a condurre il popolo persiano fuori dall'ombra della storia. In questo breve tempo costrinse i popoli dell'Iran, dell'Asia Minore, della Mesopotamia e delle steppe del Nord-Est in un unico regno sotto la sua guida. Era lui il vero fondatore dell'impero della Persia. Ciro, più tardi chiamato il Grande, la cui unica immagine conosciuta si è mantenuta soltanto frammentaria, era uno dei personaggi più affascinanti di quell'epoca. Perfino i greci, avversari dei persiani, lo ammiravano. Probabilmente è stato l'insegnamento di Zarathustra che differenziava Ciro così chiaramente dagli altri conquistatori dei vecchi regni, spesso violenti e crudeli. Ciro non soggiogava i popoli, non li sterminava, non toccava i loro dei, né le loro usanze e costumi. Così i conquistati diventarono sudditi sottomessi e a volte anche amici. La tolleranza era importante durante il suo regno. Le rovine della sala delle udienze a Pasargadae si trovano vicino alla piazza che segna il luogo in cui Ciro nel 550 a.C. vinse il re dei Medi. La storia greca racconta che gran parte dell'esercito dei Medi, scontenti del loro re Astiages, disertarono nelle file di Ciro. L'intatto stato dei Medi, molto ben organizzato, divenne la prima pietra su cui si costruì l'impero persiano, conservando però la propria indipendenza all'interno di esso. I Medi coprivano posti di responsabilità accanto ai persiani nelle cariche di Stato. A Pasargadae, sotto l'antico colle del palazzo, Ciro eresse la sua residenza. Sopra, sul colle che venne circondato da mura di pietra, si trovava probabilmente il palazzo dei suoi antenati, gli Achemenidi. Un posto di grande importanza per il re Ciro, l'antica residenza dei suoi antenati e il luogo in cui trionfò sul re dei Medi. La sua residenza sotto il colle non era una città nel tradizionale senso della parola, era piuttosto un agglomerato di edifici e palazzi in un grande parco. Questi giardini artificiali erano prediletti dai persiani e vennero chiamati paradisos. Io, Ciro, il re, un Achemenide, è scritto in un'antica lingua persiana e in lingua babilonese all'entrata dell'antico palazzo delle udienze. Era un uomo felice, portava la pace a tutti i suoi, vinse il paese dei Lidi e dei Frigi, sottomise tutta la regione ionica, sapeva misurarsi e perciò gli dei non gli volevano male. Questo elogio funebre è del poeta ateniese Eschilo. Un altro testimone, il profeta ebraico Jesaia, scrisse:
Così parla l'Eterno del suo prediletto: Ciro, che io tengo alla mia destra, davanti a te i popoli si inginocchiano, i re ti aprono le porte perché non siano mai chiuse, e io ti consegno i tesori segreti e le ricchezze nascoste, affinché tu sappia che io, l'Eterno, il Dio di Israele, ti chiamo per nome. Tu devi costruire la mia città, Gerusalemme, né per un prezzo né per un dono. Sette anni dopo, la profezia di Isaia si avverò. Ciro conquistò Babilonia, liberò gli ebrei dall'esilio e gli diede il permesso di ricostruire il Tempio di Gerusalemme. Con la sottomissione dei popoli di antica cultura, i persiani fecero un grande balzo in avanti nel loro sviluppo. Sapevano di usufruire di un ricco patrimonio culturale, delle esperienze nell'amministrazione e organizzazione. Svilupparono la scrittura, il conio delle monete, il commercio e la navigazione, come anche la coltivazione dei campi e l'irrigazione artificiale. Nello Stato multinazionale, l'amministrazione era in mano ai governanti delle varie province, i satrapi. Venivano designati dal re, erano indipendenti, ma non avevano poteri. Il potere era l'esercito, comandato soltanto dal re. Al vertice dell'esercito la famosa guardia, i 10.000 immortali. Pasargade divenne un luogo di sacre tradizioni. Qui vennero incoronati tutti i re, qui Ciro cinse il mantello regale, qui mangiarono tutti insieme l'antico piatto di latte acido e fichi. La vera capitale dell'impero persiano era però Ecbatana, la città dei Medi. Babilonia, nel frattempo annessa all'impero, diventò metropoli commerciale. Capitale per le cerimonie ufficiali, rimase per molti anni Pasargade. Era questa la prima grande realizzazione architettonica degli Achemenidi, espressione potente del loro dominio. Per la prima volta si esprime qui uno stile nazionale che riunisce in sé i vari stili dei popoli del regno. La nascita dell'architettura monumentale stava in stretta connessione con il consolidamento dell'impero. L'imperatore fece erigere imponenti palazzi per mostrare la sua posizione e il suo potere assoluto davanti agli occhi di tutti. Uno dei portali storiati nelle rovine di Pasargade presenta il bassorilievo più antico e ben conservato dei tempi di Ciro il Grande. Tre metri d'altezza, tagliato nella pietra, rappresenta il genio quadrialato. Questi spiriti protettori ricompaiono più tardi nelle mitologie ebraica e cristiana. Li chiameranno angeli, cherubini. Un disegno di ricostruzione della metà del XIX secolo evidenzia chiaramente i particolari. La figura è avvolta in una lunga veste e porta una corona secondo l'esempio egiziano. Fra le rovine di Pasargade si trovano i resti di un piccolo edificio simile ad una torre, probabilmente era il Tempio del Fuoco, le cui forme originali si trovano ripetute nella torre di Nax Irustam, in vicinanza della tomba dei re. In simili templi veniva alimentato il fuoco sacro giorno e notte. Protetto dalle contaminazioni, non si spegneva mai. Nelle chiese cristiane brucia ancora oggi una fiammella, la luce eterna. Zarathustra assunse l'antichissimo culto del fuoco degli iraniani nel suo rituale liturgico. I magi, potenti sacerdoti dei Medi, servivano il culto antico e nuovo. I vecchi dei erano, secondo l'insegnamento di Zarathustra, messi al bando, ma venivano lo stesso adorati. Nelle file di questi magi uscivano spesso gli avversari dei regnanti persiani. Due basamenti di pietra, vicino ai giardini reali e ai palazzi Pasargade, vengono interpretati come altari all'aperto.
Era tradizione persiana tenere le funzioni religiose all'aperto in un luogo incontaminato, per esempio sulla cima di una montagna. Così ci racconta lo storico Erodoto. Le rappresentazioni in rilievo delle tombe dei reali degli Achemenidi in Nasq-i-Rustam mostrano l'imperatore su una terrazza a livello, le mani alzate davanti al dio Mazda. Di fronte, su un basamento di pietra, posa una vaschetta con il fuoco ardente. I due basamenti di pietra di Pasargade si trovano in identica posizione. La somiglianza è evidente e ci sembra che sia questo il luogo in cui Ciro pregò rivolto verso il sacro fuoco di Zarathustra. Dai tempi degli Achemenidi si sono conservati altri due altari, anch'essi si trovano all'aperto. Si vede chiaramente a quale scopo erano destinati. Anche qui venivano celebrati riti religiosi in onore dell'unico dio, Ahura Mazda, bruciando il male affinché trionfasse la verità e il bene. Il figlio di Ciro il Grande, Cambise, ingrandì il regno e conquistò l'Egitto. Il suo dominio era segnato dalla brutalità e seminò l'odio. La storia racconta che assassinò il fratello. Nel regno scoppiarono allora rivolte. Il mago Gaumata approfittò dell'assenza di Cambise per impadronirsi del trono e molti principi delle varie regioni del regno si misero con lui. Cambise morì al ritorno dall'Egitto. La sua morte spianò la via a un cugino del re per strappare il trono all'usurpatore Gaumata. Era l'Achemenide Dario I. Su in alto nella roccia di Bisutun fece scalpellare la storia della sua ascesa al potere. Pregai, Ahura Mazda mi diede il suo aiuto. Con pochi uomini feci morire Gaumata e i suoi sostenitori. Per questo suo messaggio, Dario scelse un luogo lungo l'importante strada commerciale che portava da Ecbatana alla Mesopotamia, vicino alla porta dell'Asia. Il re pose il piede sul vinto Gaumata, secondo l'esempio assiro. Davanti a lui stanno in piedi, legati, i satrapi traditori, satrapi che Dario chiamò re bugiardi e che lui, in nemmeno 2 anni, aveva schiacciato al suolo. Più tardi li condannò a una morte atroce, gli fece tagliare naso ed orecchie. Appena Dario ebbe sottomesso i suoi oppositori, 2 anni dopo l'ascesa al trono, gli scalpellini cominciarono a trasferire queste immagini e le scritture cuneiformi sulla roccia. Qui parla Dario il re, annuncio il mio atto. Questo Gaumata raccontava bugie al popolo e disse di essere figlio di Ciro. Allora tutti i popoli si misero con lui. Ma questo regno che Gaumata il mago rubò a Cambise da sempre è appartenuto alla mia famiglia. Io misi il popolo di nuovo sul suo sostegno principale. Dopo che queste iscrizioni rupestri in persiano antico, elamitico e babilonese con le corrispondenti immagini erano completate, la roccia, 90 metri sopra la strada, veniva lisciata in modo che nessuno potesse toccarla o danneggiarla. A prima vista ci sembra incomprensibile che il messaggio venisse collocato così in alto, dove nessuno poteva vederlo né decifrarlo. Probabilmente era importante la vicinanza con Dio. Il contenuto era comunque conosciuto da tutti. Quando le carovane riposavano vicino al lago, forse le conversazioni giravano intorno a quello che era scritto lì, in alto, sulla roccia. Il re sono io, Dario, e chi si oppone a me verrà annientato. Dario non lasciava alcun dubbio su chi fosse il regnante assoluto designato da Dio. Quando il dio Mazda vide la terra in lotta, la diede a me. Ahura Mazda mi fece re. Dal principio il suo operato era improntato alla parola di Dio.
Allora pregai Ahura Mazda, e Ahura Mazda mi aiutò. Per la prima volta si nota sui bassorilievi il simbolo del dio. Con la parte superiore del corpo si sporge in avanti da un anello alato, simile ai simboli dei regnanti ittici e degli assiri, come anche a quello del dio egiziano Horus. Chiamato da Dio, Dario si sente il sostituto del Signore Saggio in terra. La sua iscrizione sepolcrale è stata concepita nello spirito dell'insegnamento dell'ordine di Zarathustra. Per grazia di Dio sono fatto così. Non sono amico del male. Non mi piace che l'umile debba soffrire sotto il potente. Né mi piace che il potente debba soffrire per colpa del più umile. Queste parole del re convalidano la consapevolezza di una missione da compiere, il suo credo nel divino ordine, il suo concetto dei doveri di un sovrano. Ecbatana, la capitale, diventava piccola e troppo isolata per l'immenso regno. Così Dario eresse sul luogo dell'antica città elamitica Susa la seconda metropoli. Da qui poteva organizzare meglio l'unione con i più importanti satrapi, da qui fece costruire la celebre via per Sardi ed Efeso. Susa, 11 città in diversi secoli, la dodicesima Susa diventò la più splendida. In un documento sulla costruzione del suo palazzo, Dario tramanda queste parole alla posterità. Gli ornamenti del palazzo che io feci erigere a Susa sono stati portati da lontano. La terra è stata scavata fino in fondo. Quando fu finito lo scavo, per 40 piedi di profondità, versammo ghiaia sul fondo. Su queste fondamenta eressi il mio palazzo. Le tegole furono fatte da babilonesi e cotte al sole. Le travi di cedro le portammo dalle montagne del Libano. Il popolo siriano le portò a Babilonia. Da lì, abitanti della Caria e ionici le portarono a Susa. L'oro veniva da Sardi e Bactria e lavorato qui. I lapislazzuli e la pietra corniola venivano da Sogdiana e lavorati qui. Il turchese prezioso veniva da Corasmi e lavorato qui sul posto. Il colore per dipingere le mura veniva fornito dalla Ionia. Argento e ebano forniva l'Egitto. Avorio, lavorato da noi, veniva dall'Etiopia. Gli uomini che pitturavano le mura erano egizi e medi. Mura di tegole smaltate raccontano dello splendore passato. Sono state costruite secondo l'esempio babilonese e oltre a Susa sconosciute in altre costruzioni achemenidi. Tutto questo splendore doveva essere pagato. Darico si chiamava la moneta d'oro con l'effigie di Dario. Lui inventò la prima valuta interregionale. Soltanto Bisanzio, molto dopo, aveva un simile sistema monetario. Certo, la moneta non è stata inventata dai persiani, ma sicuramente loro inventarono un sistema per costruire un impero commerciale che funzionava. Non per niente i contemporanei di Dario lo chiamarono il bottegaio. La legge e la giustizia vengono riformate. Io, Dario, dico, chi si impegna sarà compensato secondo i suoi meriti. Chi ha creato danno sarà punito secondo l'ammontare del danno. Quello che un uomo dice contro un altro non sarà credibile finché non avrò sentito tutte e due le parti. Il sentire le due parti, il andiatur et altera pars del diritto romano, venne qui formato per la prima volta come principio. Per i propri misfatti non era più responsabile tutta la stirpe o la famiglia, ma il singolo individuo. Venne riconosciuto il giuramento. Nessuno poteva essere perseguitato per motivi religiosi, soltanto chi offendeva Ahura Mazda, l'unico dio. Come nell'antica Mesopotamia, la legge scritta valeva in tutto l'impero. Dalla Siria e da Elam, la millenaria scrittura con i suoi mille simboli si diffuse in tutta la Persia. Sotto il dominio di Dario, il sistema venne semplificato. Soltanto 36 sillabe e pochi simboli necessitavano agli scrivani del re.
Nel frattempo l'aramaico, scrittura a lettere, dalla Siria si diffuse in tutto il Medio Oriente. Erano segni pratici che si potevano scrivere anche su papiro e pelle, così alla fine divenne obbligatoria per l'amministrazione dell'impero persiano. Persepolis. Tra il deserto e la terra coltivata sorgeva una metropoli che superava tutto quello che si era mai visto. Dario diede inizio alla costruzione, Serse la continuò e Ataserse la concluse. Come Pasargade, nella cui vicinanza venne fatta nascere dal nulla, non era una città e nemmeno residenza o centro amministrativo, ma soltanto e unicamente punto centrale rappresentativo dell'impero. Questo immenso monumento all'idea imperiale, testimonianza dell'ascesa dei persiani al dominio del mondo, terminato soltanto dopo 60 anni di lavoro, dopo 150 anni venne distrutto da Alessandro Magno. Sulla porta dell'imponente costruzione all'entrata, Serse fece scrivere per l'eternità il nome della città, Parsa, vuol dire città dei persiani. Susa, Ecbatana e Babilonia erano i centri politici ed economici del regno, ma era a Pasargade e Persepoli che si svolgevano le grandi cerimonie. Lì si festeggiavano le incoronazioni, qui la festa di Capodanno, detta Nauruz. Già sotto Ciro si riconobbe uno stile architettonico particolare, nato dalla fusione di elementi di cultura diversa, di dimensioni fin qui sconosciute. I palazzi, le sale delle udienze, le scalinate, abitazioni e costruzioni di governo annessi, le mura di protezione. Tutto questo venne eretto su una terrazza a livello artificiale. L'immensa sala delle udienze era il centro dei festeggiamenti per l'anno nuovo. Qui l'imperatore riceveva i re e gli invitati dei popoli dell'impero. Qui portavano i loro doni. Lungo le mura delle scalinate, le famose sculture della processione in festa. Condotti da un funzionario persiano, i Medi, come cofondatori dell'impero, aprono il corteo solenne. Elamiti e gli abitanti di Susa vengono invece condotti da un rappresentante del popolo dei Medi, e donano all'imperatore due archi e una leonessa con i suoi due cuccioli. I babilonesi, in sontuosi abiti da cerimonia con maniche corte, portano in testa il tipico copricapo di feltro. Gli assiri portano coppe, pelli di agnello, mantelli ornati di fiocchi e anche due arieti, la parte opposta delle scale. Le figure appartengono sempre allo stesso soggetto, il corteo di festa, soldati persiani che portano lance, simili a quelle che si vedono sulle immagini smaltate a Susa. Forse appartengono ai famosi 10.000 immortali. L'atmosfera molto sciolta e la quasi sorridente compostezza dei dignitari dà un'impressione molto simpatica di questa antica società. Solo una cultura superiore poteva permettersi un tale lusso e così grande stile di vita. Il solenne corteo di ambasciatori, funzionari e ufficiali saliva la grande scalinata e arrivava alla Padana, l'immensa sala delle udienze. Le poche colonne rimaste danno un'idea delle dimensioni. Sono alte 20 metri e 72 di queste colonne sostenevano il soffitto della sala e dell'atrio, attraverso il quale entrava la luce del sole. Sui portali del palazzo l'imperatore viene rappresentato in trono in alto sopra tutti i popoli e principi. Il senso è chiaro: la sottomissione all'imperatore. Qui, con i portatori del trono, lo si vede inequivocabilmente. Ogni portatore è il rappresentante di un popolo. Su tre piani stanno sotto l'immenso trono. L'esercito è subordinato nello stesso modo al re. Serse rilasciò un decreto in cui condannava la scrittura Daiva, del diavolo, e la venerazione di demoni. Così disse Serse il re. Distrussi con l'aiuto di Dio il santuario dei demoni e proclamai: i demoni non devono essere venerati. Voi che venite dopo di me, rispettate questa legge di Dio. Chi rispetta questa legge sarà felice in vita e benedetto nella morte. Il potere della Persia era al suo apice.
Nello stesso tempo, però, era già minacciato da rivolte interne ed esterne per lo scontro di due mondi, quello persiano e quello greco. Una figurazione su un vaso greco mostra Dario durante una campagna militare, la sera prima della storica battaglia di Maratona in cui trionfarono i greci. Alcuni servi portano sacchi pieni d'oro e argento, segno esteriore del potere. Serse, il figlio, partecipa alla campagna. Anche lui più tardi fu sconfitto a Salamina e Platea. Il mito dell'invincibilità dei persiani cominciò a crollare palesemente per tutto il mondo. Una delle ragioni del crollo dell'impero è che la religione monoteistica di Aurangzeb declinò e questo venne affiancato o sostituito da altri antichi dei. A Susa, Ataserse fece scolpire questa preghiera: che gli dei Aurangzeb, Anahitra e Mitra mi proteggano dal male. Eschilo individua un'altra causa e nel suo famoso dramma I Persiani ammonisce i suoi concittadini greci sulla decadenza morale degli avversari con questo esempio. Quelli che andarono in Grecia rubarono senza timore le sacre immagini, incendiarono i santuari, spariti sono gli altari. Fino alle fondamenta è tutto distrutto, agirono selvaggiamente. Per questa condotta dovranno scontare in egual misura, ora e per sempre. Il vendicatore si chiamò Alessandro. La battaglia di Isso, in cui fu sconfitto Dario III, fu il segno di svolta della storia. 400 anni dopo, questa importante battaglia venne celebrata su un mosaico a Pompei. Le battaglie che seguirono distrussero la dinastia degli Achemenidi. Con loro si estinse la grande potenza dell'immenso impero. 3 anni dopo Isso, bruciava Persepoli, si era nel 330 a.C. Accanto alle rovine si è mantenuta l'idea dello Stato, l'idea di uno Stato sovranazionale amministrato da un sovrano forte. Si è mantenuta la vasta eredità di esperienze politiche, spirituali e culturali, conquiste acquisite durante l'impero persiano che hanno improntato la posterità. Alessandro distrusse un impero e ne eresse uno nuovo. I greci, la cui cultura si diffuse largamente nella regione antica, assumevano il sapere e la scienza dei popoli precedenti. Attraverso la mediazione dei romani, dei bizantini e dei popoli dell'Islam, l'Occidente cristiano venne in contatto con l'eredità della Persia. L'epoca degli Achemenidi non durò più di 200 anni. 4 dei loro imperatori sono stati sepolti nelle mura di roccia di Nasq i Rustam: Dario I, Serse I, Ataserse I e Dario II. Ciro, il fondatore dell'impero, riposa a Pasargade. La sua tomba portava questa semplice iscrizione: uomo, chiunque tu sia, da dovunque tu venga, io so che tu verrai. Io sono l'imperatore Ciro, fondatore del regno e del potere dei persiani. Non mi invidiare questa poca terra che copre il mio corpo. Il sole era già tramontato su queste sfingi egizie quando le visitò Erodoto, il primo inviato speciale dell'umanità. Questo avveniva almeno 70 anni dopo l'invasione di Re Cambise, un re persiano figlio di Ciro il Grande, che regnò dal 530 al 522 a.C. Erodoto riuscì forse ad ascoltare dalla viva voce degli ultimi testimoni l'epopea di questo re che nel 525 a.C., provenendo dalla lontana Persia e attraversando i deserti dell'Arabia, iniziò l'invasione dell'Egitto di Psametico III, un faraone della 26esima dinastia.
Dopo aver attraversato il deserto del Sinai con l'aiuto degli alleati arabi, Cambise diede battaglia e conquistò Eliopolis e Menfi. L'Alto Egitto fu sottomesso e il faraone fu condannato a morte. E così Cambise, conquistato l'Egitto, progettò un'invasione contro l'Etiopia e un'altra a nord-ovest contro l'oasi di Ammone, l'attuale Siwa, che era nell'area strategica di Cirene. Nel suo terzo libro, Erodoto racconta: quando procedendo nel cammino giunse a Tebe, Cambise scelse e staccò dal corpo di spedizione circa 50.000 soldati, a cui comandò di ridurre in schiavitù gli Ammoni e di incendiare l'oracolo di Zeus. Egli, con il resto delle sue forze, proseguì verso gli Etiopi. Quel corpo scelto di persiani che era stato mandato a far guerra contro gli Ammoni, dopo la partenza da Tebe, aveva iniziato la marcia seguendo le guide ed è provato che giunse ad Oasi, città abitata dai Sami, e lontana da Tebe 7 giorni di cammino attraverso una zona sabbiosa. Questa località in lingua greca è chiamata Isola dei Beati. Fino a questo luogo, dunque, l'esercito sarebbe arrivato, ma di qui in avanti nessuno può dire nulla di esso, se non quanto raccontano gli Ammoni stessi e quelli che da loro l'hanno udito, perché dagli Ammoni i soldati non giunsero mai, né più tornarono indietro. Ed ecco quello che raccontano gli stessi Ammoni. Dopo che i persiani da Oasi avevano iniziato la marcia attraverso la zona sabbiosa per attaccarli ed erano arrivati pressappoco a metà strada fra il loro paese e Oasi, mentre stavano prendendo il rancio di mezzogiorno, cominciò a soffiare da sud un vento insolitamente tremendo che, trasportando cumuli di sabbia, li seppellì e in questa maniera essi scomparvero. Così raccontò Erodoto. Ma come era composto questo esercito di persiani? Le più interessanti indicazioni ce le fornisce proprio il palazzo reale della Padana a Persepoli, fatto costruire da Dario, il monumento di etnografia più interessante dell'antichità. Sui bassorilievi erano raffigurate, oltre ai soldati persiani, le truppe alleate dei Medi, le genti dell'est, cioè quelle della Battriana, dove si allevavano i cammelli, e poi quelle dell'ovest, i babilonesi, e i siriani con i cardiaggi leggeri, e gli sciti del Ponto con le corte spade, le achinaches, e i guerrieri elamiti, chiamati gli immortali dell'impero, qui raffigurati nei policromi bassorilievi del palazzo di Dario a Susa, nella Persia del V secolo a.C. Questo caleidoscopio di etnie formava il grande esercito persiano che Cambise aveva inviato contro l'oasi di Siwa. La strada per Ammone comincia da Tebe, città posta sui banchi del Nilo, capitale dell'Alto Egitto durante il Medio e Nuovo Regno e sede principale del dio Ammone, il dio supremo divenuto poi Zeus Ammone nel sincretismo religioso greco-egiziano. Karnak, Luxor e tutti i templi, le statue e le necropoli che si irradiano lungo le rive del Nilo sono la dimostrazione dell'intensa vita religiosa e dell'enorme importanza che ebbe Tebe nella storia. Erodoto conferma che da qui è partita l'armata di Cambise, attraverso le oasi del deserto occidentale, alla conquista di Siwa, dove risiedeva il famoso oracolo del dio Ammone. Quasi in parallelo con la direzione del Nilo, si sviluppa un percorso composto da una serie di oasi verso il nord-ovest.
Da Tebe, in effetti, la più vicina è l'oasi di El Karga, a circa 200-230 km. Poi l'oasi di Dakhla, di Farafra e infine l'oasi di Siwa, la più estrema. È possibile che Karga sia l'oasi dei beati, citata nelle storie. Infatti a 25-30 km al giorno di marcia, un esercito che si muove con i carriaggi potrebbe aver compiuto, nei 7 giorni indicati da Erodoto, i circa 200 km necessari per arrivare a El Karga. L'oasi di El Karga fu, fin dall'epoca delle prime dinastie, una vivace comunità di agricoltori che sfruttavano le risorse idriche per un'agricoltura intensiva. Vi si trovano numerose rovine, come il tempio di Ibis, dedicato al dio Ammone e fatto costruire dal re Dario, qui raffigurato da Faraone, che succedette a Cambise durante la dominazione persiana dell'Egitto. La via delle oasi rappresentava un importante sistema di traffico carovaniero fra questi villaggi che indubbiamente, all'epoca della nostra storia, tra il V e il VI secolo a.C., erano più fertili e popolati di oggi. Ma perché Cambise inviò un'armata di 50.000 uomini contro Siwa? Tutti i re persiani attuarono il loro sogno egemonico su basi logiche e Siwa, l'oasi più lontana e insabbiata, era famosa solo per il suo oracolo, l'oracolo di Ammone. Eccola riprodotta nelle stampe antiche dell'esploratore tedesco von Minutoli che la visitò nel 1820. Siwa era sotto l'egemonia di Cirene, un emporio marittimo fondato da coloni greci di Santorino. Illustri personaggi come Lissandro, Perseo, Eracle, lo stesso Alessandro Magno, la visitarono. Ma allora, ci chiediamo ancora, perché Cambise doveva inviare un esercito di 50.000 uomini per conquistare un oracolo, meta invece da secoli di pellegrinaggio? Forse Siwa rappresentava una tappa della conquista imperiale verso Cirene e Cartagine, o forse era solo un desiderio di vendetta per una profezia sfavorevole. Ma vi è un'altra ipotesi. Nelle monete di Cirene, come questa, è coniata da una parte la testa di Zeus Ammone e dall'altra il Silphium, una misteriosa pianta che alcuni studiosi hanno individuato come un agave. In questa raffigurazione, su di una ceramica laconica del VI secolo a.C., si vede il re Arcesilao di Cirene sotto una tenda nomade che pesa il Silphium. Medicina o droga, questa pianta era monopolizzata dalle genti libiche del deserto e questo, unito al potere religioso di Ammone, costituiva una fonte di ricchezza. In ogni caso, la motivazione strategica di questo obiettivo rimarrà sempre un mistero. L'indagine di Erodoto si ferma all'oasi di Karga. Noi invece cercheremo di ricostruire quello che fu il viaggio dell'armata, la lunga e estenuante peregrinazione verso il suo destino, al di là dell'oasi di Farafra, in mezzo alle grandi dune che furono la sublimazione dell'esercito persiano. Ma questa tragedia ha sempre dato adito, fin dall'antichità, a leggende, a miti, a speranze. Nelle saghe islamiche si fa riferimento a un'armata fantasma del deserto libico, ma per ritrovarne ulteriore e più precisa menzione bisogna arrivare ai primi decenni dell'Ottocento, al veneto Giovanni Belzoni, che qui vediamo in una stampa dell'epoca, ultimo dei cosiddetti onorati avventurieri, chiamato anche il gigante che spostò i faraoni per i suoi scavi archeologici. Nel 1821 pubblicò a Milano questo libro figurato di viaggi in Egitto. Nel capitolo Viaggio all'oasi di Ammone racconta: vidi in lontananza una grande pianura coperta di sabbia e di pietre tramezzate di piccoli monticelli. Avvicinandovisi, ci accorgemmo che questi piccoli monticelli erano piccole tombe, quasi della medesima forma di parallelogrammi, lunghe dai 20 ai 30 piedi, che formate erano da mucchi di ossa ricoperte di terra.
Ve ne erano, a mio credere, una trentina, ed alcune erano abbastanza grandi da contenere un centinaio di corpi. In proposito di questi tumuli, formai una congettura alla quale, spero, troverà compatimento e forse anche approvazione Appo gli uomini dotti. Bisogna richiamarsi alla memoria per mezzo della storia che Cambise, dopo d'avere conquistato l'Egitto, mandò una parte del suo esercito nei deserti della Libia al fine di sottomettere gli Ammoniti. Ma questa mano d'armati, traditi dalle guide egiziane, perirono nei deserti e non si intese più a parlarne. Più tardi, oltre un secolo dopo, un altro esploratore, il tedesco von der Esch, scoprì numerosi segnali in pietra, gli Alamat, nella zona più desolata del deserto, a 85 km a sud-est di Siwa, zona questa non battuta dalle carovane del deserto e in direzione nord-ovest. Noi siamo gli ultimi in ordine storico. La spedizione è composta da Gary Chaffetz, storico accreditato dalla Harvard University, dai geologi del Geological Survey egiziano, da Giancarlo Ligabue, che con Gary Chaffetz ha la responsabilità della missione, da Piero Angela, giornalista e inviato speciale della televisione italiana, e da Sergio Manzoni, cameraman. Scopo della nostra missione non è necessariamente quello di trovare l'armata di Cambise, che consideriamo un risultato quasi impossibile, quanto quello di verificare un'ipotesi storica, valutandone le condizioni ambientali e simulandone scientificamente l'attuazione. Organizziamo la spedizione prevedendo tutte le possibili eventualità. 3 macchine fuori pista e un camion per i viveri, l'acqua, il carburante, per gli oltre 2000 km che dovremo percorrere in un deserto dove incontreremo solo forme residuali di vita. Dal Cairo lasciamo il Giza e Menfi al nostro fianco e ci inoltriamo nel deserto attraversando la depressione di El Fayoum. L'Egitto rappresenta una vera e propria miniera paleontologica. El Fayoum e il Kattara, nelle loro stratificazioni geologiche che vanno in particolare dall'Oligocene al Pleistocene, offrono sequenze diacroniche di specie fossili ormai scomparse. Qui il deserto espone come un libro aperto una geologia da manuale. Troviamo tracce di legno fossile che presuppongono l'esistenza di ambienti a conifere antichi di 15-20 milioni di anni. Ma è anche possibile che gli alberi siano stati trasportati qui dai fiumi delle foreste tropicali dell'Africa nera e poi depositati sui fondali del mare. Nelle varie fasi di ingressione e regressione marina, infatti, il Mediterraneo penetrava profondo nell'Egitto. Più avanti rinveniamo i chinodermi perfettamente fossilizzati che denotano l'esistenza di queste colonie animali in associazione con molluschi d'acqua salmastra.
Il nostro primo incontro è con l'oasi di Bahariya che si profila in distanza. Anche se appartiene alla Via delle Oasi, Bahariya fu lasciata fuori dall'itinerario di marcia dell'armata. Qui facciamo rifornimento di viveri, acqua e carburante. Abbiamo percorso oltre 500 chilometri e tra poco dovremo innestarci in quello che fu il vero percorso dell'armata. A Bahariya visitiamo le montagne di dinosauri del Cretaceo. Ecco alcuni femori erosi, esposti in superficie, forse appartenenti a uno spinosauro, un dinosauro carnivoro. Nel Cretaceo, oltre 100 milioni di anni fa, qui esistevano lagune di acque salmastre e foreste a galleria. Riprendiamo il viaggio verso l'oasi di Farafra, che assieme ad Ain Dalla rappresenta la testa di ponte prima del grande balzo verso il nulla, quando ci lasceremo alle spalle la civiltà delle oasi. Farafra mantiene inalterate le caratteristiche di comunità del deserto. Il turismo che pullula lungo l'asse del Nilo la rispetta ancora. Guidata dal vecchio sindaco, la città vive di pastorizia e agricoltura e si esprime attraverso murales ingenui e simbolici. Il viaggio alla Mecca in aereo o in nave. Momenti di vita vissuta da ricordare nel recupero di un'identità collettiva. È qui che chiediamo informazioni sull'armata di Cambise, se c'è qualche reperto, spada o monile di bronzo d'epoca persiana, o se le guide carovaniere conoscono il triangolo maledetto degli Alamat, dove si dileguò l'esercito di Cambise. In quella parte del deserto nessuno è mai passato, è una zona da evitare. Così raccontano i vecchi. I giovani non la conoscono. Lasciamo Farafra alle spalle, ultima isola felice di civiltà contadina. Tra poco saremo nel nulla del grande deserto, quello dell'oceano delle dune, della sabbia liquida, come dice Gary. Il viaggio prosegue su di una pista inusuale. Unici segni di vita sono le tracce lasciate dall'automobile. I nostri mezzi spesso si insabbiano. Il camion non può tenere l'andatura veloce stabilita nei programmi di viaggio, ma gli uomini della spedizione, egiziani e beduini, sono passati con estrema disinvoltura dal cammello all'automobile e sanno quindi come tirarsi fuori dalle difficoltà.
inizia la zona della distesa arida. Quando qui piove, la poca acqua che cade fa inverdire un piccolo tratto del deserto che assume la forma della nuvola che l'ha prodotto. Più avanti, una caccia spinosa, forse l'ultima sopravvissuta in un raggio di centinaia di chilometri. Il segreto della sua esistenza è il saper trattenere gli umori vitali. Tutto attorno si evidenziano delle impronte, quasi un punto di raduno dove si concentrano le ultime specie animali che si ostinano a sopravvivere. Ci orientiamo e aggiorniamo la mappa. Alla sera fa freddo negli accampamenti provvisori che installiamo e non possiamo riscaldarci al fuoco perché c'è poca legna. I soldati di Cambise, almeno, bruciavano lo sterco dei muli. Stiamo entrando nella zona delle grandi dune in direzione nord-ovest, centinaia di chilometri a sud della costa mediterranea. Mentre la monotonia del deserto esaspera i nostri occhi, ci accorgiamo di qualcosa di diverso a fianco, su una duna. Ci fermiamo. Sono i resti di una tenda di beduini, coperta dalla sabbia e completa di accessori, vestiti, stoffe, tappeti. Non vi sono contenitori in plastica, come è nelle tradizioni dei nomadi d'oggi. Quindi la tenda deve essere vecchia di almeno 30-40 anni. Non troviamo scheletri, se non quello di un cammello nelle vicinanze. È un dramma del deserto. E perché così fuori pista in una zona assurda? La risposta viene forse da questo bossolo di cartuccia che troviamo fra i resti della tenda. Risale alla Seconda Guerra Mondiale. Una tragedia silenziosa che la sabbia ha ricoperto, come l'armata di Cambise. Il deserto, nella sua equazione spazio-tempo, è sempre stato il muto testimone, il complice di antiche storie umane. Stiamo attraversando la zona scoperta da von der Esch nel 1949, nella direttrice che dall'oasi di Farafra porta a Siwa, obiettivo dell'armata, 250 km circa di percorso totale. Appare il primo alamat. In lingua araba significa segnale di pietra. Il secondo, in direzione nord-ovest, conferma un percorso originario, come boe in un mare di sabbia. Col detector cerchiamo la presenza di metalli.
Niente. Ed è strano. Chi si muove perde sempre qualcosa. Bottoni, armi, fibule, chiodi. Poi improvvisamente una serie di alamat, il cui insieme disposto sulla mappa evidenzia un grande triangolo isoscele. Qualcuno suggerisce che siano segnali di accampamento dell'esercito prima delle grandi dune. Il triangolo degli alamat si trova a circa 2/3 del percorso che collega le ultime fonti di acqua fresca disponibili, quelle delle oasi di Farafra e di Siwa. Questo fu, senza dubbio, il tragitto più lungo compiuto dall'armata senza rifornimento d'acqua. Scopriamo complessivamente 50 alamat in direzione nord-ovest verso Siwa. Formuliamo un'ipotesi. È possibile che l'armata di Cambise non fosse composta da 50.000 soldati, come riferisce Erodoto, ma forse solo da 10.000, più i carriaggi, i servi, le donne del seguito e gli animali da soma. Si trattava comunque di una grossa comunità in movimento. Se calcoliamo un fabbisogno minimo di 3 litri d'acqua al giorno per persona, a 40 gradi all'ombra, la quantità trasportata doveva aggirarsi sui 30.000 litri al giorno, necessari per la sopravvivenza dei soldati e degli animali. Vale a dire 3-400 tonnellate per 10-12 giorni, quanti sarebbero stati impiegati, infatti, per percorrere l'ultimo tratto. Ovviamente alla riserva d'acqua va aggiunta quella delle derrate alimentari, orzo e lenticchie, datteri e animali vivi. Tonnellate e tonnellate di peso che venivano trasportate da un serpente umano lungo decine di chilometri. Quando l'armata, esausta e stanca, venne a trovarsi di fronte alle grandi dune, probabilmente si accampò per prendere delle decisioni. Ritornare a Farafra o aggirare l'ostacolo. Erano ipotesi entrambe impossibili per la distanza. Oppure tentare di attraversare le grandi dune, oltre le quali a circa 80 chilometri vi era l'oasi di Siwa, il nemico, ma anche la speranza. È probabile che i generali dell'armata avessero inviato degli esploratori per verificare l'esistenza di un passaggio. Lo provano questi alamat, ormai caduti, che indicano nell'oceano di sabbie liquide il punto più agibile su terreno compatto, proprio dove le dune presentano la minore estensione, solo 25 chilometri, che avrebbero consentito il passaggio con minor rischio. La decisione fu presa. Questo tipo di dune enormi, alte fino a 200 metri, sono come neve soffice che produce slavine, difficili e pericolose da attraversare. Vi si può sprofondare e venire inghiottiti in voragini improvvise che il vento poi ricopre. Ecco quindi verificarsi il racconto di Erodoto. Da quanto hanno riferito gli Ammoni, l'armata cercò il passaggio, ma proprio mentre si trovava nel mezzo delle grandi dune, durante il rancio di mezzogiorno, iniziò a soffiare il vento del sud, il famoso Khamsin, che in lingua araba significa 50, perché tanti sono i giorni che dura nei mesi di marzo e aprile. Il Khamsin ha una violenza terribile. Provoca negli esseri umani una veloce disidratazione, mal di testa, disorientamento. Si preannuncia la sera prima con un tramonto infuocato. Il mezzogiorno dopo è notte. Il cielo viola per la sabbia in sospensione che si diffonde nell'aria ricoprendo tutto. Un concorso di cause fu quindi l'artefice di questa ecatombe. L'indebolimento fisico dei soldati per il lungo percorso da Tebe, quasi 1000 chilometri, l'inadeguata alimentazione e la disidratazione progressiva
resero vani i tentativi di resistenza al vento e alla sabbia. E fu la fine. Qualcuno forse si salvò e narrò l'accaduto agli ammoni dell'oasi di Siwa. Il racconto, passato di bocca in bocca, entrò così nella leggenda e, con Erodoto, nella storia. Qui, al centro della zona di passaggio individuata dagli scout, sotto questi Alamat e altri ancora, abbiamo trovato durante una seconda spedizione centinaia di tombe contenenti frammenti di ossa umane erose dal tempo. È probabile che appartengano ai primi soldati caduti nel corso dell'estenuante marcia fra le dune e inumati senza corredi, sotto le pietre e la sabbia. Ma a chi potrebbero appartenere queste ossa umane in un deserto evitato dalle carovane e dai soldati di tutte le guerre, se non ai fanti del folle Cambise? Apparirà un giorno questa armata nello splendore della sua catarsi? Torneranno alla luce le faretre dei persiani, i carriaggi, le insegne, le migliaia di scheletri? Il campo è aperto alle future esplorazioni. Noi apparteniamo alla storia di queste ricerche. Ma l'ipotesi è stata confermata. La serie di Alamat, il loro orientamento verso l'oasi di Ammone, le centinaia di tombe ritrovate, sono la conferma che Erodoto aveva detto il vero. Scende un presagio d'angoscia sul deserto del mistero. Domani è ancora Khamsin.